State ancora piratando come dei pazzi, vi ho visto. E allora benvenuti su WatchMojo Italia per un'altra top 10 su 10 metodi usati dai videogame per fregare cheaters e pirati. Ma prima di cominciare una cosa importantissima, pubblichiamo nuovi video ogni giorno, quindi iscrivetevi e soprattutto attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Vediamo altri modi geniali con cui alcuni videogiochi, che certo non mancano di fantasia, sono riusciti a mettere all'angolo l'incauto pirata o cheater di turno che pensava di giocare senza spendere soldi o contro le regole, eh? Alla numero 10, il messaggio molto diretto di Pugsy. Ah beh, vi ricordate Pugsy? Quel gioco che... No, nemmeno io infatti. Un altro platform che cercava di cavalcare l'onda del successo di un tale Super Mario, mai sentito? Boh, non mi dice nulla. E che invece è noto più che altro per una cosa: i suoi messaggi antipirateria molto schietti, scritti dagli sviluppatori, che in pratica ti dicevano: Toro, t'abbiamo beccato, sei un pirata, pentiti. Pugsy in pratica usava un sistema di riconoscimento all'interno della cartuccia e al quinto livello si bloccava e appariva questo messaggio senza troppi fronzoli con scritto: comprati il gioco vero. E tu lo compravi? No, era Pugsy. Alla numero 9, la trappola per l'incauto pirata di Garry's Mod. Garry's Mod va in incognito per sgamare i pirati, lancia l'esca e attende nell'ombra. Quale esca? Beh, gli sviluppatori piazzarono un errore all'interno del gioco che faceva comparire la scritta Unable to shade polygon normals, cioè impossibile creare poligoni praticamente. La cosa ovviamente faceva dire al pirata: oddio, il gioco che non ho pagato non funziona, andiamo su un forum a chiedere la soluzione. Senza però capire che il messaggio compariva solo nelle copie illegali del gioco, cosa che ovviamente lo faceva riconoscere subito da tutti come pirata, e che portava sia le perculate che ha un ban permanente. Dai dati risultano 2500 ban per pirateria in sole 15 ore. Alla numero 8, l'avvertimento onestissimo di Spyro 3. Yeah, come on, let's go! Spyro, e chi non ha provato a craccare Spyro a suo tempo, ammettiamolo. Perciò quelli di Spyro alla fine hanno detto: ehi, questa cosa della pirateria ci sta facendo girare un attimino i coglioni, infarciamo il gioco di trappole per pirati ovunque. All'inizio Zoe spiega chiaramente che, guardate, state giocando a una copia illegale, aspettatevi conseguenze. Detto questo, buon divertimento, e finisce lì. E il pirata che fa? Dice: ma vai a cagare, io gioco. Però scopre velocemente che se si ignora l'avvertimento, la storia non va avanti. Oggetti chiave che scompaiono, dialoghi incomprensibili, e se si raggiunge il boss finale si viene teletrasportati a inizio gioco con tutti i salvataggi cancellati. Alla numero 7, Cross Days, che è senza pietà. Qui si va sulla cattiveria vera. Già non è bello condividere proprio tutto sui social, figuriamoci queste passioni un po' alternative. Per tutti i giocatori del gioco manga erotico Cross Days, che l'avevano pure piratato, succedeva questo. Scaricato quello che sembrava essere l'installer del gioco, l'installer si rivelava essere un perfido virus che infettava il PC, prendendone informazioni personali. Dopodiché, fatto partire il gioco, le informazioni del giocatore, uno screenshot del gioco sul suo desktop, venivano caricati su una pagina web che mostrava al pubblico le sue passioni videoludiche alternative. Penso sia un attimino esagerato. Alla numero 6, l'assalto acustico di Michael Jackson The Experience in versione DS. Allora, alzi la mano chi adora il suono di 1000 vuvuzele nel suo orecchio. Beh, non lo adoravano nemmeno i pirati della Michael Jackson Experience. Nella versione pirata per DS il gioco era letteralmente ingiocabile, visto che i comandi erano rimossi, e direi che basterebbe questo, no? No, perché si voleva punire per bene. Ti piace Michael Jackson? E allora manco le canzoni ti faccio sentire. Le canzoni di MJ infatti erano sostituite, per massacrare l'udito del povero pirata, con cori di vuvuzele a tutto spiano. Ma aspetta, vuvuzele o vuvuzele? Come cazzo si dice al plurale? Alla numero 5, il girone dei Rage Quitters di Marvel vs Capcom 3 Fate of Two Worlds. Che palle i Rage Quitter, il piacere della vittoria negato ogni volta. Ebbene, in Marvel vs Capcom 3 i creatori hanno inserito un sistema di riconoscimento per tutti i giocatori che più di una volta quittano al primo segnale di vaga sconfitta. Se l'azione si ripete per un po' di volte mostrando un pattern, il gioco riconosce il giocatore e lo inserisce in una specie di server coda speciale in cui finiscono tutti i Rage Quittini. Un inferno su misura in cui tutti si incazzeranno tutto il tempo, nessuno vincerà più perché tutti faranno a gara chi lascia prima il gioco infuriandosi. Deve essere uno spettacolo da ammirare.
Alla numero 4, bella base. Ops, non c'è più. Command & Conquer Red Alert 2. Sapete, è un po' difficile giocare a un gioco in cui contano soprattutto basi e unità se non abbiamo né basi né unità. E è la cosa che succede se lo piratiamo. Dopo aver passato diverso tempo a mettere su il nostro piano gara, niente, il gioco usa la via più grezza. Ci fa semplicemente esplodere tutto a 30 secondi dall'inizio della partita, lasciando le speranze del povero pirata in fiamme. E non penso ci abbiano riflettuto neanche mezzo secondo per farsi venire questa idea. Tipo, raga, ci serve qualcosa anti-pirateria. Facciamo esplodere tutto. Alla numero 3, solo per ridere, con Alan Wake. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Vedrete che in questo caso non si poteva pensare a nulla di più adatto per un pirata. Dopo aver ottenuto illegalmente il gioco, il pirata ha l'onore di diventare un vero pirata, visto che ad Alan compare permanentemente una benda sull'occhio. Geniale. Call me Snake. Oltre a questo, il gioco, creato da pacifisti, immagino, durante il caricamento chiede solo con gentilezza di acquistare una copia reale. Fa quasi tenerezza, che fai? Non gliela pigli, pirata? Un metodo divertente e innocuo che è poi stato replicato anche nel gioco seguente, Quantum Break. Alla numero 2, le donne stupende di The Witcher 2. Finally, the CEO and co-founder of developer CD Projekt has estimated that The Witcher 2 has been pirated over 4.5 million times. Ragazzi, anche loro sono incappati in un piccolo problema di pirateria. Perciò sono passati da lettere di minaccia di causa in tribunale ai pirati, mamma mia, a metodi più leggeri tipo trolling violento durante il gioco. Sì, sapete, di solito Geralt in 3 secondi si becca le ragazze più belle del reame, invece in questo caso sembra avere una certa qual passione per signore un po' più attempate, non esattamente Miss Universo. Prima di svelare la trollata numero 1, alcune menzioni onorevoli. Alla numero 1, ti cancello il gioco, Banjo-Kazooie. Questo gioco ha riservato sempre 1000 sorprese e volevate che non avesse qualcosa anche per i cheater? Figuriamoci. Chi decideva di barare al castello di sabbia veniva punito senza pietà. Dopo aver inserito troppi codici di cheat, tipo quello per rimuovere gli ostacoli, veniva dato un avvertimento, anche qui molto diretto ma violentissimo, che diceva più o meno: inserisci un altro c***o di codice e io ti cancello il gioco. Più o meno così. Solo che il gioco è così demenziale che fai? Gli credi? No, e fai male. Perché il gioco ti fa continuare senza dire nulla, poi salvi, spegni e riaccendi, la volta dopo non c'è più nulla. Piaciuta questa lista? Mi raccomando, guardate anche questi altri video ludici e iscrivetevi a WatchMojo Italia.